Celestino, perché erano due gemelli. Oggi avrebbe avuto la sua età, Celestino. Purtroppo non può festeggiare il suo 40° anno perché ce l'hanno ammazzato. Io avevo fatto una dedica proprio la sera in cui ci ha invitato l'Associazione Libera in commemorazione della memoria dell'impero. Io tornando a casa, presa da tante emozioni che avevo accumulato, ho scritto qualcosa dedicandola a Celestino, mio nipote. Adesso leggerò questa dedica. A Celestino, stasera di te volevo parlare, in questa occasione dedicata per non dimenticare. Una forte emozione si impossessa di me. Rivede il tuo sorriso, dolce, tenero, abbagliante, sei qui presente, compiaciuto, come per dire, siete usciti dal silenzio finalmente. Ho la tua immagine impressa della sera prima, scendevi le scale di casa mia, mi salutavi dicendo, ci vediamo domani zia. Una bella giornata di sole il domani. Magari ci fosse stato un temporale impedendoti di andare dove un essere diabolico, la vita tua e quella di un giovane come te, senza motivo doveva stroncare. Il temporale è arrivato, ci ha schiacciato in un fango di dolore e tutt'oggi non riusciamo a venirne fuori. Tu, giovane, schietto, altruista, affettuoso, sincero, leale, per gli altri la vita saresti disposto a dare. Nel pieno della tua giovinezza, quella mano crudele ti ha spento il sorriso e noi ci consoliamo pensandoti in paradiso. Tu, angelo che sei, prega il buon Dio che vede e sa di guidare la gente verso il bene e la legalità. Ed ora che sei al suo fianco, sorreggi i nostri affanni, va che troviamo pace e speranza in tutti questi nostri anni. Oggi siamo qui ed uniti insieme vogliamo lottare a scuotere le coscienze, la gente voglia collaborare perché giustizia si debba fare. Ed in coro vogliamo gridare, il fratello si deve amare,